Sutterlandia, buonasera da Chinatown. Andiamo a fare una passeggiatina perché siamo vicini al Capodanno cinese, i cui festeggiamenti si terranno tra il 10 e l'11 febbraio del 2024, cioè fra una settimana. Oggi è il 3 di febbraio e, come mia consuetudine, in prossimità del Capodanno vengo sempre a fare un giretto qui in questo quartiere incredibile che è Chinatown. Ma prima la sigla e poi andiamo. Ed eccoci qua in Yawarat Road, guardate già i festoni appesi, 10-11 marzo, febbraio, scusate, indicano i festeggiamenti del Capodanno cinese. Quest'anno, il 2024, sarà attraverso l'anno del drago, che per i cinesi, sapete, è un animale mitologico veramente simbolico. Oggi peraltro è sabato e, come sapete, nel weekend a Chinatown si creano queste isolette pedonali, street food, veramente un ottimo punto di Bangkok per venire a fare uno street food tour, a curiosare fra queste bancarelle colorate, profumate non sempre, e a fare qualche bella fotografia o video. Sono le 11:40 della sera e guardate come ancora qui è tutto in attività, come la gente mangia, si siede, guardate qua questi tavoli, è una festa continua. E poi c'è molta eccitazione nell'aria perché, come vi dicevo, fra una settimana inizieranno i festeggiamenti. Guardate come mangiano in questi ristoranti che apparecchiano, ecco, questi spazi sul marciapiede che sono stati loro concessi. E qua è la Yawarat, tuk-tuk ovunque, taxi, macchine, insegne luminose. E guardateli qua già questi draghi come spuntano ovunque. Incredibili questi fuochi, guardate qua, con queste wok. Gli onnipresenti spiedini di pesce. Sto risalendo la Yawarat verso il China Gate, qua c'è il Watramit, per intenderci, il Buddha d'oro. Qui c'è un tuk tuk parcheggiato dietro l'altro, veramente ce ne saranno una cinquantina in 10 metri di strada. Ovviamente, diciamo, la movida qui in Yawarat si concentra alle mie spalle, dove ho iniziato il video, quindi a metà Yawarat, ma voglio portarvi qua innanzitutto per farvi vedere tutta questa distesa di lanterne rosse meravigliose. Poi qua c'è il China Gate, in prossimità del quale, quando c'è il Capodanno cinese, creano, diciamo, allestiscono l'immagine del segno zodiacale che rappresenterà il nuovo anno. Se volete raggiungere Chinatown con i mezzi pubblici, la fermata di riferimento della Blue Line MRT è Wat Mang Kong, oppure Hualampong, che è qua nella direzione dove io sto andando, oppure potete venire dalla downtown con un tuk-tuk, un taxi, insomma, non è lontana. Eccola tutta illuminata. E adesso passiamo sotto il drago. Ed eccolo il mitico dragone che ci accompagnerà per tutto il 2024. E questo è l'imponente China Gate che credo tutti voi abbiate visto almeno una volta, o dal vivo o in qualche fotografia. Bene amici di Yutalandia, concludo qua questo breve video, doveroso però, da Chinatown. Quindi ricordatevi, se sarete a Bangkok tra il 10 e l'11 febbraio, venite a Chinatown perché ci sarà una festa incredibile. Io quest'anno non sarò in quei giorni qui a Bangkok, ma sarò altrove, a Phuket.
un caro saluto, continuate a seguirmi sul canale YouTube YouThailand, Instagram Matteo in Asia Cucini, Matteo in Asia su Facebook, e comprate la mia guida Bangkok Riverside, la trovate su Amazon. Ciao.